citato già questo. Questo è l'allegato al decreto del ministro Carrozza che rinviava quello che Profumo aveva accelerato. Sui libri digitali, immaginate quelle linee del tempo come una politica di stop and go, con molti stop e poco go, cioè una serie di affermazioni, di annunci che poi rallentano, si fermano. Allora, nel rinviare di un anno l'obbligatorietà di questa adozione di strumenti misti, si allegava appunto un documento che è abbastanza interessante perché in realtà richiama la dimensione di che cos'è un libro di testo. I libri e i libri di testo non sono la stessa cosa, non lo so definire bene in positivo, ma ho una certezza, non sono la stessa cosa. E quindi le due espressioni devono essere differenziate anche quando parliamo di ebook. Ebook è qualcosa, ebook di testo è certamente qualcos'altro, che non può essere quindi ridotto. E in parte l'ha già citato Patrizia, ci viene richiamato per esempio qualche cosa che dal mio punto di vista, perlomeno sarà l'età, è nobile. Cioè l'idea che si debbano realizzare percorsi di apprendimento standardizzati sul territorio nazionale, io la trovo un'idea nobile, non un'idea autoritaria. Io la trovo un'idea democratica. Sarà perché ho letto un po' di libri sulla storia della scuola e sulla storia delle adozioni dei libri di testo. E quindi ho letto, per esempio, ce n'è un interessante Franco Angeli, su questo. Ho letto di com'era complicato per l'Italia post-unitaria garantire standard culturali di qualità su tutto il territorio dell'appena costituito Regno d'Italia. Oppure com'era complicato per le ragioni, una volta acquisite le regioni redenti e poi redente, realizzare la scuola italiana in Friuli Venezia Giulia e in Trentino. E così via. Sa perché ho letto che a un certo punto lo Stato si assume la scuola elementare perché lasciarla ai comuni significava non consentire ai comuni più poveri di garantire gli stessi standard che garantivano i comuni più ricchi. Per cui in questa serie di affermazioni, che tra l'altro sono anche rispettose della Costituzione della Repubblica, che afferma la nostra libertà professionale attraverso la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento, sarà perché sono influenzato da queste questioni, ma comunque letto in quel decreto e nell'allegato al decreto che suscitò per certi aspetti delle polemiche invece, perché l'idea della validazione scientifica fu vissuta immediatamente come la consegna alle case editrici maledette corporation del monopolio, ci ho letto qualche cosa di interessante.